tutti, come state? Bentornati sul mio canale Cherry Glimmer. Oggi sono qua perché volevo farvi vedere un po' di prodotti che ho comprato da Boots, che è una profumeria, farmacia, insomma va per la maggiore qui in Inghilterra. Ed ero lì perché volevo comprare una crema da notte. Mi aggiravo tra gli stand quando sono stata fermata da una rappresentante di Lancôme. Infatti c'è il corner, insomma, di Lancôme, e era una truccatrice e mi ha chiesto se insomma volessi provare alcuni cosmetici. Non andavo di fretta, quindi mi sono fermata e insomma sono stata a parlare con lei, a guardare un po', insomma, le cose che mi proponeva. Mi ha voluto fare un trucco per mostrarmi, insomma, come effettivamente questi cosmetici funzionano, e mi ha fatto una base. Quindi mi ha messo prima un primer, poi il fondotinta, poi mi ha messo una cipria colorata e poi insomma mi ha consigliato come il colore, insomma come stendere questo prodotto. Devo dire che mi sono trovata bene, quindi ho deciso di comprare i prodotti, insomma, che lei aveva utilizzato. Però io ero andata per la crema da notte, quindi lei mi ha fatto poi una sorpresa, perché mi ha detto: guarda, c'è una promozione, comprando un solo prodotto hai in regalo una sorta di campioncini, insomma, di Lancôme, ma non sono campioncini di quelli piccoli, sono un pochino più grandi, e quindi insomma non c'è bisogno che compri la crema da notte perché ti regalo queste cose. E devo dire che sono rimasta sorpresa, perché io pensavo alla solita pochettina con 4-5 cose. Invece adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto. Allora, questa è la bustina che mi hanno dato. La apro, vi faccio vedere prima le cose che ho comprato, che lei mi ha consigliato. Allora, questo qui è si chiama La Base Pro, ed è un primer. Allora, io non sono molto favorevole ai primer, perché secondo me i primer, insomma, sono pieni di schifezze e vanno a sporcare la pelle. Però lei mi ha detto: guarda, questo primer ne devi usare pochissimo, e proprio te ne metti una goccina sul dito e ne metti un pochino nella zona T, che è quella, insomma, problematica, perché io ho una pelle tendente al grasso e quindi diventa subito lucida. Dice: no, metti questo e vedrai che poi il fondotinta ti si stenderà in maniera diversa, più uniforme, e poi ti aiuta anche a chiudere i pori e a eliminare un po' di imperfezioni. E devo dire, insomma, che quando mi ha fatto la prova, lei veramente ne ha messo pochissimo, però vedevo la differenza, perché lei mi ha truccato all'inizio soltanto una parte del viso per farmi vedere appunto le differenze. E quindi insomma io questo lo userò con estrema parsimonia, perché sì, insomma, io ho queste remore nei confronti dei primer. Poi praticamente mi ha consigliato un fondotinta. Io ho già il mio fondotinta, diciamo, di Chanel, però questo fondotinta qua è un pochino più coprente, quindi il fondotinta è questo, lunga durata ed ha una buona coprenza, come quello di Chanel. Sembra quasi una crema, quindi è veramente molto confortevole sul viso. Però mi sembra un pochino più opaco rispetto a quello che uso di solito. Il colore è lo stesso, e messo col primer comunque si crea appunto una base veramente molto uniforme. Poi mi ha consigliato la cipria. Allora, la cipria è questa qui, che si chiama Poudre Majeure Excellence. È una polvere compatta, e vabbè, la confezione è questa qui, è una scatolina, è il cosino per metterla, e poi questo è il colore. E devo dire, appunto, che io di solito uso una cipria che non è colorata, uso quella della Neve Cosmetics, che è trasparente, però la truccatrice mi ha fatto notare: sì, quella trasparente va benissimo, ma se sotto praticamente sei un pochino più colorata. Io in effetti ho un colorito molto molto pallido, non si può chiamare proprio colorito,
E quindi lei mi ha detto no, prova a usare anche una polvere che insomma sia colorata, in questo caso è lo stesso colore del fondotinta, vanno abbinate, e infatti ho visto che insomma ho un colorito un pochino più salutare. Questa accoppiata mi sembra buona. Ultima cosa che ho comprato è un rossettino, che poi è questo che indosso, che però non... mi sa che con queste luci non si vede. Si vedono molto le mie guanciotte rosse, ma non ho messo nessun blush. Sono rosse così perché sono appena rientrate, fuori fa freddissimo, ci sono 4 gradi e quindi quando rientro a casa, in casa fa caldo, subito mi escono queste guanciotte rosse. Comunque, allora, il rossetto è questo qua, si chiama Rouge in Love, haute intensité, quindi ad alta intensità e tenuta, dice 6 ore di tenuta. La confezione è carina e il colore è un colore, è un rosso, un rosa, tra il rosso e il rosa, ed è veramente, non è molto brillante, anche se sembra insomma lucido, però non è eccessivamente lucido, e mi piace insomma questo colore, mi è piaciuto, ho pensato appunto di prenderlo. Adesso vi faccio vedere tutti i regali che mi sono stati fatti e io non pensavo, cioè la busta è ancora piena, caccio le cose. Allora, mi ha omaggiato, mi ha regalato questo è una full size di latte detergente di Lancome, quindi per il viso e per gli occhi. Poi ancora in quest'altra bustina, questa è veramente piena zeppa di cose, io ancora non l'ho aperta, se riesco ad aprire, scardino tutto. Ok, allora quinto ho trovato un siero, questo siero Genifique, attivatore di giovinezza, quindi lo proverò. Poi una cremina piccola che è Renergie Multilift, quindi questo qui è per gli occhi, una cremina occhi. Poi questa crema che non è piccola ed è per tutti i tipi di pelle, Renergie Multilift da giorno. E poi c'è anche la crema da notte, sempre della stessa gamma, Renergie Nuit Multilift, è sempre contro le rughe, e quindi dovrebbe dare questo effetto lifting. E insomma non mi sembra piccola. Poi ancora in questa bustina c'è il mascara Hypnose, vediamo com'è lo scovolino di questo mascara, sì. Quindi da borsetta, molto utile, o da viaggio. Poi un'altra crema, la base Pro Hydra Glow, quindi questa è una base sempre per il trucco, interessante. Poi c'è ancora questo qui è il B Facile, il serve per struccare gli occhi, sì, gli occhi sensibili, quindi anche questo, questi sono 125 ml. E poi ancora c'è il profumino di Lancome, che si chiama La Vie est Belle. E niente, quindi devo dire che il regalo è stato da me molto apprezzato, sono stata felice. Poi mi hanno regalato anche un'altra cosa, mi hanno regalato qua 5 pound di sconto, mi pare, sì, 5 pound e 3 pound di sconto se compro la prossima volta dei prodotti, insomma, beh, qui, numero 7 di Boots.
E che dire, io sono estremamente soddisfatta di questa cosa, non sapevo appunto di questa promozione. Devo dire che è bello quando si va appunto in un posto e si incappa in questo tipo appunto di sorprese. Sono stata anche contenta della truccatrice perché secondo me era bravissima e anche molto, molto simpatica. Niente, cosa dirvi? Il mio video termina qua, spero che questo video haul vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un like, grazie, se non vi siete ancora iscritti al canale e vi fa piacere iscrivetevi e se vi va lasciatemi un commento perché mi fa molto piacere, quindi grazie e ci vediamo al prossimo video, ciao!